Questo è un laser cosiddetto argon e questo è un laser YAG. Questi laser servono per sfruttare un'altra caratteristica importante dei laser, che è quella di passare, lasciando indenni, i tessuti trasparenti per andare ad agire esattamente dove sono fuoco. E questo negli occhi è l'ideale, non per correggere la miopia, ma per curare dei problemi, per esempio quelli sulla retina. E qui ci aiuta tantissimo questo laser, che fa come delle microsaldature e quindi è importantissimo per riuscire ad andare a saldare i punti deboli della retina, come per esempio nei miopi elevati, quando si diagnosticano precocemente delle piccole rotture o delle debolezze della retina, per evitare che queste si trasformino in un distacco di retina col quale è impossibile agire col laser, ma purtroppo bisogna agire chirurgicamente. Ecco perché è molto importante, per esempio, in un miope elevato che ha di solito alcune debolezze sulla sua retina, fare dei controlli periodici per poter eventualmente agire tempestivamente e fargli scampare un bel intervento, che non è una brutta ipotesi. Poi abbiamo il nostro laser cosiddetto YAG. Questo è un laser che, dove va a fuoco, provoca una liberazione di energia e quindi c'è molto utile, per esempio, per pulire le cosiddette capsule posteriori del cristallino. Sono una membranella che sovente può opacizzarsi dopo l'intervento di cataratta, a volte anche anni dopo. Questa membranella noi dobbiamo lasciarla appena operati di cataratta, perché nelle fasi iniziali assicura che il nostro cristallino artificiale resti perfettamente nella sua sede, ma facendo parte dell'occhio anche questa membranella può tendere ad opacizzarsi nel tempo. Quando questo succedesse, la sensazione nel paziente è antipatica, perché ha la percezione come se fosse ritornata la cataratta. Questo è impossibile, perché sappiamo che la cataratta è proprio la sostituzione della lente che abbiamo nel nostro occhio. Però con questo laser riusciamo a rompere questa membranella, che ormai non serve più perché serviva solo nelle fasi iniziali dell'intervento, e in brevissimo tempo, in una situazione ambulatoriale, riuscire a riportarlo alla vista buona che aveva prima.